Buongiorno a tutti ragazzi! No, ho sbagliato. Direi che forse è meglio ripartire. Scusate. Buonasera a tutti ragazzi! Come buonasera? Buonasera sì! Guardate dietro di me che ore sono. Sono le 11:30 di sera, non di giorno. Che cosa ci facciamo svegli? E siamo appena rientrati da una serata con gli amici in pizzeria. Ma la nostra serata in casa Cavalieri Family non è ancora conclusa. Quindi, prima di continuare a guardare questo nuovo divertentissimo video della famiglia più pazza del web, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. Seguiteci anche sui nostri social, Instagram e TikTok. E non dimenticate di iscrivervi sul nostro secondo canale Cavalieri Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Ragazzi, dato l'orario, vi starete chiedendo perché siamo ancora svegli. Sì, il video di stasera sarà qualcosa di veramente, veramente pazzesco. E non potevamo farlo prima. Aurora, Noemi, Papà Salvo e un ospite speciale stanno per entrare qui, dentro casa. No, non vi posso svelare di che ospite si tratta, ma ho deciso di darvi qualche piccolo indizio. Vediamo. Ha i capelli lunghi, gli occhi azzurri, porta gli occhiali proprio come me e ha 8 anni. Basta, vi ho detto già fin troppo. Se avete capito di chi si tratta, mi raccomando, scrivetelo qua giù nei commenti e mettete un bel like per questo nostro ospite speciale. Stasera faremo una night routine tutti insieme, ma ragazzi, non sarà una night routine qualunque, ve lo posso assicurare, perché come sapete a casa Cavalieri Family succede di tutto, altrimenti non saremmo la famiglia più pazza del web, giusto? Sprinzi, ma tu sei già nanna? Vieni qua, ciao sprinzettina, anche tu sei curiosa, vero? Senti, un pochettino addormentata. Ragazzi, non vi posso svelare altro, sento che stanno per salire, mi devo togliere il giubbotto. Sono entrata di fretta e furia e non mi sono nemmeno tolta il giubbotto. Ok, stanno per entrare. Li aspetto proprio qui davanti alla porta. Siete curiosi anche voi? Eccoli, ora arrivano. 3, 2, 1. Sì, iscritti, sono qui. Eccoli. Eccoli. Zitta, mamma, non gli fare guardare chi c'è. Aspetta. L'ospite speciale è appena entrato. Ancora non vi possiamo svelare chi è e vi farò un'inquadratura strettissima a partire dai piedi. Ecco qua, Aurora l'ha sistemata tutta, quindi io direi di partire, Auri, dalla descrizione dei piedi. Che cosa ne pensi? Sì. Piedi due. Ah, due piedi. Hai pantaloni. Tira sul piede. Non puzzano. Ma ne ha due, piedi. Andiamo due. Non puzza. Allora, hai pantaloni bianchi, cioè pantaloni bianchi, azzurri, le scarpe nere con questo. Ma le scarpe del gatto con gli stivali? Scrivete giù nei commenti, può essere il gatto con gli stivali? Ma no papà, pure agli occhiali. Ah ok, quindi vabbè, piedi abbiamo detto che ne ha due, sembrerebbero anche dei piedi normali. Un altro indizio, c'ha degli occhiali. Però mamma, gli occhiali li aveva anche l'assistente del professor Mignolo. Può essere mamma? Beh sì, in effetti ha anche gli occhiali, ma ecco. Questo indizio già ve l'avevo dato poco fa, ma adesso c'è un indizio nuovo, scusate. La nostra protagonista balla. Guardate che movimenti soavi. Ma gioca a tennis. No, sta prendendo delle mosche? Che succede? Ma no, ma fai TikTok con Aurora. Così, Aurora suggerisce, i passi. Ma no, così balla. Io direi a questo punto di far sentire un po' la sua voce, magari con un canto. Che cosa ne pensi, papi? Vediamo se sa l'inglese. Sai l'inglese? Sa l'inglese, mamma. Canta qualche canzone in inglese. We don't talk about blue. No. Va bene, dai. Allora. Basta, non è. Attenzione, ha un eco fortissimo, ragazzi. Qua i decibel sono troppo alti. Beh, allora la voce è soave. Più che soave, direi squillante. Avete indovinato? Beh, io mi auguro proprio di sì, perché ora bisognerà farla voltare. Siete pronti? 3, 2, 1. Papà! Wow! Ciao, sono Chiara! Avete indovinato? Avete indovinato?
abbiamo fatto già un pigiama party con loro e un po' di video. Ma lo sai che cosa stiamo per fare qui oppure no? No, no. No, non lo sai? Papi non sa niente. Ma come non sa niente? Mamma, certo che lo sa. Dentro quello zaino voglio vedere che cosa ha portato per fare la nostra night routine. Silenzio, mamma, stanno dormendo tutti qui. Papi, lo so benissimo, guarda che ore sono. Inizia ad abbassare il tono di voce. Bimbe, senti, TikToker, Insta, blogger, sta facendo. No, non si sa. Ma cosa stai facendo? Silenzio! Svegliamo in anteprima Chiara. Che cosa contiene il tuo zainetto per la notte? Ci stiamo preparando per andare a letto. È mezzanotte, papi, io sonno. Zitta, zitta. Silenzio. Allora, Chiara, svela cosa hai dentro questo zaino di Harry Potter. Di Harry Potter. Allora, ho questo zaino di Harry Potter di Edwige. A voi piace Harry Potter? Scrivetelo giù nei commenti. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. Con inizio una mascherina, ovviamente. Ma la mascherina che ci devi fare? Te la metti agli occhi? Aurora, tu con la mascherina in una night routine cosa faresti? Vediamo, fammelo vedere. Vediamo cosa farebbe Aurora con una mascherina. Ah, giusto, avete sì gli occhi. Come? Certo, così non vede la luce, dorme, giusto? No, io ho paurissimo del buio. Ovviamente qualcuno ha delle paure. Io ho paura del buio. Voi di che cosa avete paura? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Ho delle calze, ovviamente. Aurora, testa che quelle calze non siano puzzolenti. Subito, testalo. No. Non puzzano? Sono profumate. Ok, continuiamo. Neanche messe. Poi ho lo spazzolino. Lo spazzolino, aspetta. Sprizzi, testa il suo spazzolino. No, Chiara, non lo fare. In bocca sprizzi, no. Ok, continuiamo. Vabbè. Sì, va bene, Chiara, fammi vedere. Più tardi dobbiamo andare a lavare questi denti sporchissimi. E poi c'è una cosa che non posso fare vedere ovviamente. E allora non la fare vedere. No, puoi. Cosa sono? Falle vedere, vediamo. Non si fanno vedere. No, quelle no, vero mamma? Le mutande sono una roba segretissima. Riponile all'interno, per carità. Aspetta che è tornata Noemi. Dove sei andata, Noemi? Ah, ha preso la sua mascherina. Vedete come si indossa. Vediamo come si indossa questa mascherina. Ma che mascherina? E che cos'è? La prende per gli occhi. Ah, ma quindi la userai per questa notte tu? Sì. Guardate, non ci vede più niente, non ci vede niente. Qua c'è il pezzo di porte, zio. Vediamo. Allora, qua abbiamo la cerniera di Harry Potter con scritto. Cosa state facendo tutte e due? Staccatevi, non gridate. Allora, c'ho questa cerniera di Harry Potter con la scritta. Oh. Adesso apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Oh, aspetta, non è che c'è la bacchetta di Harry Potter lì dentro? No, zio, ovviamente no. Ah, ok, meno male, meno male. Auri, tu per sicurezza stai attenta che escono i pipistrelli da lì. Guarda! Che cos'è? Niente. Allora, qua c'è una pezza per pulire. Per quando mi sveglio. Poi c'ho questa maglietta che è un top in realtà. È un topo? Quello con la pancia scoperta. Ma come? Scusa, tu vai in giro con l'ombelico scoperto che così ti arriva. No, ma c'è la felpa. Ah, ok. Poi c'ho i pantaloni per domani. Pantaloni. E Auri, testa questi pantaloni. Vedi se vanno bene come lunghezza, vediamo. Vanno bene? Scusate, è tutto molto bello, ma dobbiamo andare a letto. Il pigiama dov'è? Cioè, sono tutti vestiti per domani. Papi, ha sbagliato borsa, glielo vuoi dire tu? No, arriverà. Vediamo. Serve qualcosa per la night routine. Cosa hai? No, mi sono scordata il pigiama. Come si è scordato il pigiama? Mamma, ma qua non possiamo fare nessuna night routine. Niente, ragazzi, il video è finito. Vi saluto, ci vediamo. Ma noi siamo i... No, aspetta. Ci hai ripensato? Ragazzi, Chiara ci ha salvato, forse. Vediamo, forse l'ha trovato dentro la cernierina, quella piccola. Vediamo. Stavo scherzando, ragazzi, ce l'ho il pigiama. No, perché c'è Aurora che già stava piangendo, guarda. No. Stavi piangendo, vero, Ori? No. Sicuro, vediamo la lacrimuccia, vediamo. Vediamo la... Papà! Ragazzi, il pezzo forte è molto una tradizione. Ma scusa, ma siamo a Pasqua, cioè. Lo so, però è molto leggero, quindi un po' stile.
Mamma è arrivata nella casa giusta. Noi abbiamo ancora i pigiami natalizi, pure noi. Perfetto, va benissimo. Quindi mi sembra anche di aver capito chi ha solo i pantaloni. Tra l'altro, non ho visto il pezzo sopra. E come? Allora sarà con i cosini qua di fuori. Può mettere il topo. Il topo? Il sì, top. Mettere il mamma, top. Top. Ah, il top, il top. Il top. No, dice che forse glielo presta Aurora. Vediamo, vediamo. Anche c'è ragazzi. Yay! Ma come? Ma tutti Natale? Ma non è che siamo tornati al Natale qui? Basta, mettetevi tutti il pigiama. Ok, tutti col pigiama, ok? No. Che c'è? Prima vi voglio fare vedere una cosa. Pia, pia. Allora, l'ho imparata oggi con Aurora. Vediamo, che cos'è? E l'ho fatto pure al tennis ieri. Ma che cos'è? Una cosa bella. Vediamo, allora, io. Una per volta, dai. Prima Chiara, via. Ma cosa stai facendo? No, rifacciamo. Ma cosa stai facendo? Ma che cos'è? Rifacciamo, rifacciamo. Ma aspetta, che cos'era? Una caduta? Devi farci vedere una caduta. No, rifacciamo. C'è da migliorare, secondo me. Vediamo, vediamo, vediamo. Riprovaci, perché non si è capito bene che cos'è. Mamma, ma scusa, non hai capito, scusami. Ci voleva fare vedere una caduta, come si cade a terra, capito? Ah, tipo gli ebenci con le scivolate. Sì, è stata bravissima. Sei un'attrice. Mia nipote è un'attrice. Sì, sì. Vediamo Aurora. Ok, vi faccio vedere una vera nuota. Lei voleva fare una ruota. No, lei voleva far vedere di cadere. No, sì, è vero. Vabbè, la ruota, poi ce ne devo mettere il pigiama, ok? Dai. Oh, ah, la prendo. Wow. Guarda. Emi pure quando da fine il capriole. Vai. Ma cos'è? Ma non è meglio. La rifaccio io. Dai, meglio. Vediamo che la si fa. Meglio. Ora si spiace che la faccia a terra. Ma l'ho fatto con le scarpe. Vabbè, 3, 2, 1, via. Ma che cos'è quello? Aspetta, la rifaccio. Ma che state facendo? La break dance? Fammela rifare. Ok, l'ultima, Vai. Vai, 3, 2, 1, via. Bellissimo. Mamma, abbiamo una ginnasta. Mia nipote è una ginnasta. A me piaceva l'idea dei pigiami. Ecco, brava, andiamo a mettere i pigiami? Bravo, andiamo a mettere i pigiami. Allora, ragazzi, vi dico solo una cosa. Tutti, a tutti, silenzio. Dobbiamo essere qui tutti in pigiama. Ok, io il pigiama non lo metto, sono nascosto. Perché loro adesso andranno là dentro e non troveranno la loro stanza. Sono sempre soli. Sì. Guardate che combino. Venite con me. Loro si aspettano di dormire tutti insieme dentro la cameretta di Aurora e Noemi. Ma io guardate cosa faccio. Prendo il materasso e lo porto via. Sì. 3, 2, 1, via. Andiamo, sì, via. Sono di là loro. Veloce. E il primo è fatto. Ragazzi, li farò dormire tutti qui. Sì. E voi, avete mai dormito per terra dentro una sala da pranzo? Scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere. Silenzio. Di là c'è la mamma che sta facendo la sfilata dei pigiami. Mi devo sbrigare. Ci vediamo dopo. Ma mentre Papà Salvo sta preparando la stanza di là, dove si sono nascoste le bimbe? Piccolo indizio. Porta aperta. Vedo delle ciabatte per terra. Guardate qua. Dove si saranno nascoste? È difficile trovarle qui. Ma cuscini per terra. Queste sono le ciabatte di Chiara. Vediamo se sono qua sotto. Qua sotto non vedo proprio nessuno. Ma queste coperte si stanno muovendo. Chi c'è qua sotto? Ferme bimbe, ferme! È arrivato il momento della sfilata! Quale sfilata? Appunto, quale? Ma la sfilata dei vostri pigiami! E allora, mettetevi in fila una dietro l'altra e preparatevi per questa sfilata by night! E allora, tutti pronti per la prima sfilata? Ecco Aurora! Guardate con che sicurezza sfila! Capelli al vento, yeah! Mostra bene questo pigiama. Allora, ciabattine pelose. E di Topolino della Disney. Guardate, pantaloni e queste ciabatte unicorno. Yeah! Ciabatte pelose e un pigiama veramente, yeah! Ciao a tutti! Tocca a mia sorella, Noemi Cavaleri! È arrivato il momento della sfilata di Noemi Cavaleri. Eccola qui, pronta con il suo pigiamino. Vieni, Noemi! Vieni! Yeah.
Eccola qui, guardatela, yeah, come sfila anche la piccola Noemi, è una modella nata, pronta, e se n'è andata, e ha finito, e è arrivata l'ultima, Chiara, pronta, via la sfilata di Chiara, con le ciabatte di Soy Luna. Di Soy Luna. Questo pigiama me l'hanno comprato in realtà, e me l'hanno comprato da Terra Nova. Sì, ma infatti... Papi, che cosa ci fai qui? Eravamo nel pieno della sfilata. Mamma, vuoi fare anche te la sfilata? No, io la sfilata non la voglio fare. Io direi di andare a lavare i denti subito. Certo. E voi ragazzi, prima di andare a letto, li lavate i denti? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché è molto ma molto importante. Allora, vediamo Chiara, velocità, 5, 4, 3, 2, 1, via. Via, Amy, forza. Aurora, vediamo Aurora. Che velocità! È venuta un'idea, però silenzio! Se no la mamma arriva e ci sgrida tutti! Vediamo chi di voi fa più schiuma di tutti, ok? Siete sempre voi a decretare il vincitore. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Ah. Vediamo chi fa più schiuma, ragazzi, vediamo. No, più schiuma! Ma cosa stai facendo? Chiara è una sbabona. Vediamo, Aurora si sta concentrando. Guardate, fammi vedere Aurora. Fammi vedere. Vediamo quando schiumai. Mamma mia, ne ha tantissima! Noemi addirittura è in vantaggio, guardate che schifo! Fammi vedere, Amy! Vediamo! Guardate! Fammi vedere, Amy, ferma! Lavaggio completato! Secondo voi, chi aveva più schiuma? Chiara, Aurora o Noemi? Scrivetelo giù nei commenti, perché siete voi a decretare il vincitore! Ma adesso... adesso c'è proprio quella sorpresa che vi avevo detto, ragazzi! Ora loro vedranno la stanzetta e sarà senza letto! Papi, shh, hai organizzato tutto? Sì, guarda, vieni. Guarda qua, apri la porta, poco. Chiudi. Hai lasciato spezzi lì dentro? Sì, mamma, ho fatto il letto anche a lei, l'hai visto? Bimbe? Sì? Se avete fatto tutto adesso andate nella vostra cameretta a letto, giusto? Basta, mamma? Anna, ok, è tardi. Abbiamo fatto vedere tutta la night routine. Basta, diamoci il bacino della buonanotte. E si va andando. E a voi, ve lo danno il bacino della buonanotte, il vostro papà e la vostra mamma? A me sì, papà. Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Il mio è papà. Sì, a me è papà e mamma. E a te chi te lo dà il bacino della buonanotte? La mamma. La mamma. Va bene, bimbe, andiamo. Tutti a nanna, forza, dai. Buonanotte, via, tutti a nanna. Sì, ragazzi, siete pronti ad andare nella vostra cameretta? Sì. Va, andate, dai. Ma dove è andato a finire il letto? È vero, sì, cerchiamolo. Ma quanti sono i cuscini, ma il materasso non c'è. Dobbiamo dormire a terra. Ma quale a terra, mamma? Che facciamo? Glielo diciamo? Ma sì, è arrivato il momento di dirglielo. Forza, venite con noi di là. Aspetta, ma cosa state facendo? Prima di andare di là dovete prendere un cuscino per uno. Volete prendervi anche un pupazzo? Io no. Per caso? No. Papi, hanno preso tutto per davvero. Andiamo. Cosa molto importante, non si urla di felicità, ma si salta in silenzio se siete felici, ok? Andiamo, bimbe. Silenzio! Guardate lì, super lettone! Sì, super lettone! Silenzio, ma cosa fai? È tutto per noi, papi! Sì, è tutto per voi, bimbe! Silenzio! Papi, secondo te riusciranno a dormire? Secondo me no! Ma secondo me anche tu ci stai andando, vero mamma? Ciao! Ma cosa fai? Papi, mi butto anch'io! Ma cosa fai? Tutti sopra la mamma, in silenzio. Guardate ragazzi che super lettone. Ragazzi, la nostra night routine è finita qui. Se anche questo nuovo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Cavalieri Family, cliccate sulla campanella e ricordatevi anche di seguirci sui nostri social e sul secondo nostro canale Cavalieri Sisters. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family. Silenzio, tutti addosso alla mamma, presto lei. Sta dormendo, non è giusto. Ragazzi, non lo so se dormiremo. Al prossimo video. Ciao. Aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo.